recuperato punti sulla prima, abbiamo tornato a superare il Carpi che ci ha superato ieri. Personalmente ho superato la doppia cifra, sono arrivato a 11, quindi sono contento, dai. È stata una serata bella e vogliamo continuare su questa strada perché siamo una squadra forte, dobbiamo continuare a lavorare così, migliorare gli errori, perché nonostante abbiamo vinto abbiamo commesso diversi errori sia davanti che dietro, per cui se abbiamo questa mentalità di volerci migliorare sempre possiamo finire queste ultime 12 partite alla grande. La rabbia della sconfitta è stata utile? Sì, non è mai facile ripartire dopo una sconfitta, ma il mister è stato bravo ad usare le parole in settimana, soprattutto il primo giorno siamo tornati. E cosa ha fatto... non ha fatto pesare quello che abbiamo fatto in campo. Di solito dopo la partita si guardano gli errori, non l'ha fatto, ma ci ha solo istruito, diciamo, su come reagire a una sconfitta. Lui guarda molto il lato mentale e ha funzionato. Non era facile sicuramente oggi, perché sulla carta magari, sai, la seconda contro la terzultima può sembrare facile, ma non è mai facile, le partite sono sempre meno, le squadre hanno bisogno di punti, per cui chiunque verrà qua e dovunque andremo noi sarà sempre dura, e per cui è una vittoria fondamentale. Il mister diceva che il campionato si inizia a marzo, tu cosa ne pensi delle prossime partite dalle due trasferte? Questa è una settimana importante che potrà dire tanto sicuramente, perché ci sono tre partite in una settimana e ci fa un po' capire come andrà avanti il campionato. Se decidono a marzo e non a maggio, vuol dire andare su senza andare dai play-off. Beh, anche questa sarebbe una buona cosa. Per ora siamo dietro, 4 punti, quindi per ora vanno su loro, non noi. Quindi abbiamo ancora da lavorare molto più di loro. Quindi abbiamo tanto da fare. Tra poco avremo anche lo scontro diretto. Bisogna arrivare al meglio passando per queste due partite. E sono più importanti queste due partite dello scontro diretto, perché se non fai bene queste due arrivi allo scontro diretto, che magari hai tanti punti di stacco e hai una partita qualunque. Quindi adesso è importante col Gubbio andare là in un campo difficile. La squadra che ci sta cercando di salvare sta facendo bene, per cui non sarà sicuramente facile.